Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo video vi voglio spiegare in che modo la popolazione ucraina è stata zombizzata, ovvero è stata plagiata in un ventennio per costruire ad arte un qualche cosa che adesso si sta manifestando. Queste rivolte, quello che sta avvenendo adesso in Ucraina, non è farina del loro sacco. Non sono arrivati i ruteni a pensare quello che sta succedendo. Qualcheduno ha ordito per loro conto e li ha plagiati, per così dire, li ha zombizzati affinché il popolo che erroneamente chiamiamo ucraino, in realtà dovremmo parlare di ruteni, sia andato a combattere contro il popolo russo, ovvero il popolo autoctono di quelle regioni che loro stesse abitano. Allora, io in un altro video vi ho già parlato del Golodomor, andatevi a vedere quell'altro video perché si integra con quello che vi sto dicendo. Il Golodomor è stato un elemento sfruttato ad arte per zombizzare il popolo ruteno. D'ora in avanti, quando mi riferirò al popolo ucraino, lo chiamerò come popolo ruteno perché anche l'aver cambiato il nome a questo popolo è fa parte di questa macchinazione, è un qualche cosa che è stato ordito ad arte in un piano ventennale al popolo ruteno. Perché gli hanno cambiato il nome? Perché dandogli il nome di popolo ucraino, indirettamente si va a legittimare questo popolo, si va a legittimare il loro predominio sul territorio ucraino. È come far passare l'assioma: se tu ti chiami ucraino, allora l'Ucraina legittimamente è tua. Peccato che l'Ucraina è sempre stata sotto la Russia, prima dell'Unione Sovietica, al tempo degli zar. I russi sono stati i fondatori di quasi tutte le città ucraine e, vista in maniera diversa, la Russia stessa è l'estensione dell'Ucraina, perché i russi sono autoctoni dell'Ucraina, poi da lì si sono espansi pian pianino, raggiungendo fino quasi il Giappone. Per cui il popolo ruteno in realtà abita quelle regioni di Ivano-Frankovsk, Leopoli, Lviv per intenderci, ed è un popolo che anche lì ci è arrivato invasore tantissimi secoli addietro, per cui lo possiamo considerare ormai legittimo di vivere e stare in quelle città. Ma perché i cosiddetti ucraini debbano voler pretendere un loro predominio sulla parte dell'Ucraina, quella orientale? È un qualche cosa che è stato ordito ad arte, fa parte di una grandissima macchinazione. Noi sappiamo che a Washington ci sono degli strateghi, gente in giacca e cravatta, gente in camice bianco, dei professoroni che studiano come compiere queste cose. Vi sono delle scuole che ordiscono dei piani di questo tipo e stanno facendo degli esperimenti che durano, non sono solamente riferiti circa a quello che avviene in Ucraina, ma durano in maniera perpetua ovunque gli americani cercano di imporre una propria egemonia geopolitica. In Ucraina cosa è stato fatto? Al popolo ruteno hanno cambiato nome, dandogli il nome di ucraino, perché se avesse mantenuto il nome di popolo ruteno, loro inconsciamente, nella loro indole, sarebbero stati più propensi a conquistare le loro terre, ovvero le terre che sono rimaste in Ungheria, Austria e Polonia. Perché i ruteni non vanno a prendersi le loro terre in Ungheria, in Polonia e in Austria? Perché non vanno a rivendere, o perché non se li annettono a quel paese lì? Perché? Perché semplicemente, se così fosse, non potrebbero essere strumentalizzati contro la parte russofona della popolazione. Fa parte di questa grandissima macchinazione anche il fatto di indurre in questa gente qua il desiderio di Europa,
senza che comunque in Europa vi sia una vera intenzione di annettere e di far circolare queste persone in Europa. È stato creato loro un desiderio, è come un bambino che è attaccato alla vetrina e sta vedendo dei dolci che la mamma e il papà non glieli possono comprare, gli è venuta la bava alla bocca, ed è un bambino che sta guardando una vetrina, ma lui dentro quel negozio di canditi non ci potrà mai entrare perché non ce lo vogliono lì dentro. Questo desiderio di europeizzazione è stato creato d'arte. Innanzitutto, qual è stato lo stratagemma? Uno, sono tanti, il Golodomor che vi ho accennato è uno di questi elementi, andate a vedere il video. Un altro di questi elementi fondamentali è stato il fargli assaporare un qualche cosa, però lasciarli con un piede in un piede in una scarpa, in un piede in un'altra. Sono stati fatti entrare in Europa. Chiaramente non legalmente, è un piano ardito, è stato creato un flusso migratorio per fargli assaporare un qualche cosa, però quando tu sei in un territorio in maniera illegale, senza dei documenti, senza un qualche cosa che ti legittimi a rimanere, una volta che tu hai assaporato il benessere, tu lo pretendi e senti il diritto di volerlo quel bene lì e combatteresti anche in piazza affinché quel qualche cosa ti venga concesso. Il problema è che questo assaporare l'Europa è stato creato in maniera artificiosa, perché in Europa non entreranno mai il popolo ucraino. L'ha detto chiaramente anche l'Inghilterra, ha detto se dovesse entrare l'Ucraina in Europa ce ne usciamo via noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto hanno posto il veto, non li vuole la Germania, non li vuole nessuno. Per cui questo far assaporare il desiderio di Europa ai danni di quale paese è stato volto? Non sono stati mandati gli ucraini, che ne so io, in Belgio, in Francia, in Inghilterra, senza documenti, senza visto, perché non ce li vogliono. L'altro paese che è mira della Troica, che vuole essere demolito per altri motivi che non sono facilmente intuibili, è un altro argomento che esula da quello che mi ero proposto di raccontarvi in questo video, è l'Italia. Sono stati, per così dire, inviati, non che ce li ha inviati nessuno fisicamente, è stato indotto un flusso migratorio apposito di ucraini nell'Italia per fargli avere questo desiderio di Europa, per fargli assaporare qualche cosa, senza che comunque questi creassero un danno all'economia europea, perché essenzialmente se il danno lo creano all'Italia è un qualche cosa che gli altri, in un certo senso, a chi è in cima alla piramide fa anche piacere, perché l'Italia è comunque vittima in un piano che è stato ordito per dilaniare l'Italia e ridurla in uno stato di sudditanza, facendogli perdere anche la sovranità popolare. Non a caso che, per esempio, tutti i flussi migratori sono sempre diretti verso l'Italia, anche se l'Italia è uno dei pochi paesi europei che ha delle frontiere fisiche, delle frontiere geografiche, perché siamo circondati dal mare. Com'è che quando arrivano in Spagna i migranti li prendono ammazzati e li buttano in mare, quando arrivano in Italia li accolgono nei centri di accoglienza? Perché essenzialmente, parallelamente, vi è ancor dito un piano per annientare il popolo italiano, e questo è un altro discorso. Sono stati fatti giungere artificiosamente in Italia moltissimi ucraini, allentando, non sono stati mandati fisicamente, ma è come il carabiniere che si gira dall'altra parte quando c'è il ladro, sono stati allentati pian pianino dei controlli. Sono stati creati anche dei meccanismi giuridici e dei meccanismi dal punto di vista anche pratici affinché vi fosse stata lentamente, in un ventennio, questa invasione. Quando tu sei illegalmente su un territorio, e comunque sia quando qualcuno ti becca e ti dice io ti ho colto in fallo, rischi di essere deportato, rischi comunque, non essendo
legale non hai la pienezza dei diritti civili, sei comunque in una situazione con il cappio alla gola, ti è stato fatto crescere in te il desiderio di Europa, di questa unione, di questa fratellanza, tu ti senti europeo. Quelli che ordiscono questi piani qui sono molto subdoli perché riescono a fare un qualche cosa, a mettere insieme un qualche cosa d'arte, che dal punto di vista etico e morale sta in piedi. Nessuno adesso, una volta che è stato compiuto questo piano qua, questo stratagemma, nessuno adesso si sente il coraggio di dire io non ce li voglio, perché ormai quando ce l'hai in casa, bene o male, un certo contatto di amicizia, possiamo dire, di fratellanza viene espresso anche nei confronti di queste persone. Chiaramente, chi invece tratta dal punto di vista economico e politico, finanziario, gli spostamenti migratori, sa che è deleterio far arrivare in un posto, cioè unire in un unico punto persone che hanno un livello salariale differente di 1 a 5 o 1 a 10. Non ci può essere integrazione tra flussi migratori che arrivano in un posto dove il livello salariale è troppo sproporzionato, perché vorrebbe dire rubare il lavoro, vorrebbe dire creare delle situazioni che essenzialmente vanno a ledere l'economia del paese, perché noi viviamo in un sistema capitalistico, un sistema freddo, un sistema dove se l'imprenditore, il banchiere ne dovesse trarre un vantaggio, non se ne frega niente di buttarti in mezzo alla strada, perché è un sistema essenzialmente dove le persone hanno un certo distacco nei confronti di quella parte della popolazione che nel loro ordire viene raffigurata come una parte schiava di popolazione che dovrebbe essere sfruttata. Per cui l'ucraino che arriva in Italia lavora, che ne so, in cantiere e prende la metà dell'italiano, e il datore di lavoro gli va a dire all'italiano: mi dispiace, quello mi costa la metà, non è colpa mia, sono le tasse, però tu mi stai a casa. Ed è così che è successo. È stato quindi creato questo flusso migratorio di persone arrivate in Italia, e questo flusso migratorio è stato essenziale per quello che poi è stato l'Euromaidan, ovvero delle persone incazzate, convinte di battersi in piazza per poter poi circolare in Europa, perché comunque sia è una massa di persone essenzialmente ignorante, nel senso che ignora tanti fatti, perché tante di queste gente qui sono badanti, sono migranti che vanno a lavorare nei cantieri, non è gente che ha il tempo o la voglia di informarsi su quello che stia avvenendo, per cui è gente che ignora le cose nel vero senso della parola. È lì che si batte, perché ignorando le cose può essere sfruttata da chi ordisce, da chi architetta certi movimenti a loro piacere. Questa gente qui è stata essenzialmente plagiata per creare un fronte antirussofono e strappare l'Ucraina dall'area di ingerenza russa, e questo è quello che è successo. Torniamo al discorso, al desiderio di questi ucraini di far parte, di integrarsi con l'Europa. Durante l'Euromaidan ad arte veniva data la notizia che era in gioco un trattato di libera circolazione all'interno dell'area europea, tra Ucraina e area europea si parlava di un trattato di libera circolazione. Questo trattato, che ho avuto modo di leggerlo, non parlava di libera circolazione delle persone, era un trattato che parlava esplicitamente di libera circolazione delle merci, però nelle notizie, visto che le notizie comunque gli organi
di informazione sono comunque organi di propaganda politica in Europa in mano alla Troica, omettevano di dire che era in gioco la libera circolazione delle merci, ma delle persone non se ne parlava neanche, non entreranno mai in Europa, perché adesso sono tutti lì, Barroso, Van Rompuy, Merkel a sostenere gli ucraini, ma se li sostenete, toglietele il visto e fateli entrare in Europa, fateli cercare in Europa, perché non toglieranno mai il visto a queste persone? Perché queste qui sono persone utili lì dove stanno per creare quel fronte che in sé cova un malcontento e in modo di aizzare queste persone contro la popolazione filorussa. Ecco perché non entreranno mai in Europa e in secondo luogo non entreranno mai in Europa perché è gente praticamente sottopagata con stipendi da miseria, da fame, sono essenzialmente delle persone che si prestano ad essere utilizzati come degli schiavi e questo trattato di libera circolazione delle merci essenzialmente vuole dire io arrivo. Ti posso prendere, derubare tutto quello che hai, le risorse minerarie, le miniere, le risorse alimentari. Io le depredo, utilizzo la manodopera a basso costo, che nemmeno gli schiavi mi costano così poco, e liberamente queste merci le tolgo dall'area di libero scambio della Russia e me le porto in Italia. Questo trattato essenzialmente è un trattato che mette all'arrembaggio, mette al sacco l'Ucraina delle proprie risorse e la gente verrebbe utilizzata come schiavi. Ed è per questo che il tanto criticato presidente uscente non aveva firmato questo trattato perché razionalmente tutti, o meno le persone competenti, hanno capito che cos'era il trattato e quello che stava succedendo e quello che veniva ordito ai danni dell'Ucraina. Ok, ragazzi? Ciao a tutti, non fatevi plagiare, state sempre mo molto attenti e mi raccomando, non crediate mai ad una sola parola di quello che vi dicono TV e giornali perché sono uno strumento di propaganda politica asservito alle lobby, asservito alla casta e asservito in primis a questo sistema piramidale europeo che vede la Troica ai vertici. Ciao a tutti.